Ciao a tutti amici e amici, benvenuti nel canale, io sono Alessio e in questo video voglio mostrarvi il nuovissimo Sniper Elite Winter Warrior, espansione standalone di Sniper Elite VR, standalone sia perché gira solo su visori Quest in standalone, ma standalone anche perché si può acquistare a parte ad un prezzo di circa 15 euro. Vi lascio comunque come sempre il link in descrizione per il 25% di sconto, quindi non serve lo Sniper Elite VR originale. Io stesso adesso sono su Quest 3 appunto in standalone, mentre lo Sniper Elite VR, il primo capitolo, l'avevo giocato su PC e su Steam, quindi potete giocarvi tranquillamente questo secondo capitolo se avete il gioco su Steam. Purtroppo non riuscirò a provarlo con il Gunstock che vedete probabilmente qui alle mie spalle, perché il mio Gunstock non è quello della ProTube, ma è della Mammut, e i ragazzi della Mammut hanno ben pensato di non aver fatto ancora uscire le coppette lì a ganci per i nuovi controller del Quest 3, nonostante sia quasi un anno che si sa che i controller del Quest 3 avranno questa forma qui. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Quando mi arriveranno, magari lo riproverò con il Gunstock. Ma adesso volevo mostrarvi solamente un po' di gameplay. Questa è la primissima missione, quindi praticamente zero spoiler. E poi vediamo anche un po' a livello di prestazioni come se la cava. Devo dire che l'impatto grafico, nonostante io l'abbia giocato su PC il primo capitolo, questo Winter Warrior mi sembra abbastanza simile. La risoluzione è molto molto buona su Quest 3, anche la nitidezza veramente ottima, merito ovviamente anche delle lenti. Ok, qua sono ancora in una prima missione, mezzo tutorial, quindi ogni tanto magari mi apparirà qualche schermata che mi dice cosa devo fare, non so che senso abbia, visto che comunque consiglio sempre di giocare questo Winter Warrior dopo il primo capitolo di Sniper Elite, perché è pur sempre comunque un'espansione. Ok, si può usare la pistola per fare il corpo a corpo, quindi cercheremo di eliminare silenziosamente questa guardia in questo modo. Eccoci qua. The Ok. gun began to fire. I could use Il gioco, this come to my vedete, advantage. è doppiato in inglese, però ha i sottotitoli in italiano, quindi questa cosa qui sicuramente una nota positiva dopo insomma i tanti troppi titoli che non sono tradotti neanche nei sottotitoli. Allora, puntando un nemico con il fucile da cecchino, in teoria dovrebbe taggarmelo, mi ha detto. In realtà non lo fa, non so perché. Ok, allora praticamente anche in questo Winter Warrior c'è la meccanica. Ok, questo devo andare di qua perché sennò mi sgama. Anche in questo Winter Warrior c'è la meccanica che il fucile da cecchino fa rumore, però vedete che se c'è tipo in questo caso un cannone o qualcos'altro che fa più rumore del mio fucile da cecchino, se io sparo nello stesso momento, in questo caso del cannone, il cannone dovrebbe coprirmi appunto lo sparo, però ovviamente adesso questo qua va lì dietro e non riesco a beccarlo. Vediamo se muovendomi un po' di qua ce la faccio. Ok, questo arriva di qua. Ok, ovviamente quando c'è il colpo di cannone è sempre il momento che questo si nasconde. Ok, adesso questo è fermo lì, vediamo se riesco a beccarlo. Ok, perfetto, non dovrebbe avermi sentito nessuno perché ho sparato nel momento giusto. Come nel primo capitolo, anche in questo mi sembra che la meccanica del fucile da cecchino sia fatta molto molto bene. Chiaramente per tutto il resto rimane uno sparatutto molto arcade, che va affrontato in maniera più che altro stealth, ovviamente, perché comunque Carefully timed l'intelligenza shots artificiale would è keep un my po' location quello che è. hidden. Quindi cerchiamo di distrarre il nemico lanciando la bottiglia.
poi magari andiamo a beccarlo. Chiaramente dopo aver giocato ad Assassin's Creed o qualsiasi altro gioco, stealth sembra un po' uno schifo, no, insomma cerchiamo di farci l'abitudine. Questo qua adesso si è girato, chiaramente. Ok, allora mettiamoli qua, lanciamoli la bottiglia. Ok, me la sono lanciata proprio sui piedi. Ok, in qualche modo l'ho fatto fuori. Ce n'è uno lì, se riusciamo a cecchinarlo. Non so se l'ho beccato, credo di sì. Ok, quindi ci sono sempre quelle, quei radioloni che sono praticamente i punti dove si può salvare. Adesso qui c'è un tizio, chiaramente mi abbasso col pulsante se no non mi vedete più, ma ci si può abbassare anche fisicamente. E questo non l'ho ammazzato. Ok, non so perché era un po' sballuccicoso così. Un effetto grafico strano. Ok, quindi salviamo la partita. Ok, perfetto, funziona esattamente come il primo. Ok, quindi qua devo piazzare l'esplosivo sul cannone per farlo saltare in aria. Ok, guarda, queste interazioni sempre molto flat. Ok, adesso devo scappare se no mi esplode in faccia. Ok, quindi adesso bisogna andare di FPS, perché qui ormai stealth non si può più fare niente. Vediamo qua che c'è. Ok, c'è un po' di gente. Ok, quello lì cosa fa lì? Ok, qua direi che possiamo andare sempre da il cecchino se me lo prende. Devo ricaricare. La scarico ovviamente. Sto facendo saltare in aria quel bidone se ammazza qualcuno. Ecco la kill cam. Una figata questa come al solito. Dove siete? Dove siete? C'è un altro là dietro. Quanto fuori. Molto bene. Direi che questo fucile è molto più figo di quello che avevo e quindi mi tengo questo. Ma c'è ancora gente qua. Riparo qua dietro. Mamma mia, dentro il bulbo oculare proprio. No, fucile scarico. Carmi che sono qua dietro. No, ma ce n'è un altro lì che non vedevo. Ok, beccato sulla pelata proprio che spuntava da dietro. Ok, quindi qua la missione è finita. Vediamo un po' qua il panorama, beh, insomma, il colpo d'occhio, dai, non è male.
Chiaramente graficamente è molto semplice, però insomma non si discosta molto poi anche dalla versione PC del primo Sniper Elite. Ok ragazzi, prima di concludere il video guardiamo un po' come gira questo Sniper Elite VR Winter Warrior su Quest 3. Ho attivato OVR Metric Toolkit, quindi come avevo già notato comunque la risoluzione è molto molto buona, infatti siamo a 2100x2200 circa per occhio, il frame rate è a 72 fps, mi sembrano per il momento abbastanza stabili, il colpo d'occhio come dicevo anche prima non è per niente male, è molto molto simile alla versione PC VR del primo Sniper Elite. Aspetto un po' indietro perché c'è uno che mi sta sgamando. Ok, no, fermo lì che sto parlando, ecco. E ovviamente le texture sono a risoluzione decisamente più bassa, anche i poligoni, il livello di dettaglio è inferiore, però comunque insomma graficamente non è male, ho visto molto molto di peggio su standalone e gira anche comunque ad un frame rate vedete molto molto stabile, potrebbe anche girare forse anche a 90 volendo, però insomma non è male neanche così, risoluzione molto molto buona, quindi consiglio questo Winter Warrior sicuramente se avete apprezzato il primo Sniper Elite VR con tutti i suoi pregi ma anche tutti i suoi difetti, comunque è un gioco che aveva dei problemi, e sicuramente apprezzerete anche questa espansione, e quindi vi consiglio assolutamente l'acquisto, anche perché ha solo 15 euro più il 25% di sconto solito, quindi poco più di 10 euro comunque per un titolo che dovrebbe avere un 2-3 ore di storia, modalità storia aggiuntiva più qualche sfida di cecchinaggio, qualche altra modalità insomma in più che non fa mai male, e comunque l'impatto grafico rispetto alla versione PC comunque non è proprio così distante, quindi è assolutamente giocabile con tutti i suoi difetti, e quindi insomma se volete acquistarlo insomma vi ripeto qui sotto c'è sempre il link col 25% di sconto. Ringrazio Rebellion per avermi inviato la chiave e avermi dato la possibilità di provarlo. Fatemi sapere magari nei commenti se volete vedere anche qualche missione più avanzata, qualche gameplay appunto più avanzato, in un punto più avanzato del gioco. Per il momento direi che in questo video non volevo farvi grossi spoiler su come avanzava la trama, quindi posso chiudere qui. Dal vostro Alessio, Back to VR è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.